Nel secondo canto, i due poeti, compiuta la purificazione rituale, assistono all'arrivo di una nave luminosa e leggera, condotta da un angelo, che sbarca le anime sulla spiaggia del Purgatorio. Cantando salmi in coro, gli spiriti scendono dalla barca quando l'angelo fa il segno della croce, per poi allontanarsi rapidamente. Smarrite e incerte, le anime interrogano i due poeti sulla natura del luogo in cui sono giunte. Ma Virgilio chiarisce che anche loro sono appena arrivati, peraltro da un'altra via, e non sono esperti dell'ambiente in cui si trovano. È una situazione nuova, di incertezza ed esitazione, rispetto al cammino infernale ben conosciuto da Virgilio. D'improvviso un'anima si avvicina a Dante, che subito cerca di abbracciarla, anche se, destando la meraviglia del poeta, le braccia ne attraversano la forma incorporea. È l'amatissimo Casella, un cantante e musicista che dopo una misteriosa attesa seguita alla morte, è giunto qui per espiare le sue colpe. Rivela che le anime destinate al purgatorio si imbarcano alla foce del Tevere. Una originale soluzione dantesca che allude alla necessaria mediazione della Chiesa Cattolica Romana per la salvezza. Dante, commosso dal dolce ricordo dell'amicizia terrena, gli chiede di intonare una canzone, a sostegno e consolazione della sua fatica. Casella intona il canto sul testo di una canzone di Dante, ma il severo intervento di Catone li interrompe, sollecitando tutti a correre verso la montagna del Purgatorio, dove potranno liberarsi dai peccati e giungere al fine alla visione di Dio. Le anime, e come loro i due poeti, obbediscono prontamente, muovendosi veloci come uno stormo di colombi. Dante guarda con speranza l'altissimo monte del Purgatorio, che si staglia contro il sole, ma coglie in Virgilio una espressione pensierosa. Infatti, pur essendo uno spirito, e per questo a differenza di Dante non proietta alcuna ombra, Virgilio è turbato dalla consapevolezza di essere escluso in eterno dalla salvezza. Per questo china la fronte, nonostante la grandezza della cultura classica. La mancanza della fede cristiana impedisce ai grandi uomini dell'antichità di salire al cospetto di Dio. I due poeti giungono ai piedi del monte, che si presenta scosceso e inaccessibile. Virgilio esita, insicuro riguardo alla via da prendere, ma da sinistra compare una folla di anime che avanzano lentamente come un gregge. Dante propone di avvicinarsi a loro per interrogarle. Gli spiriti si accostano alla parete rocciosa, e Virgilio chiede loro indicazioni sul punto più agevole per scalare il monte. I primi del gruppo si avvicinano timidamente, ma notando l'ombra proiettata dal corpo di Dante, si fermano dubbiosi. Dante rivela di essere ancora in vita e che il suo viaggio è dovuto alla volontà divina. Uno di loro, biondo e bello ma ferito nel volto e nel petto, si rivolge al poeta e chiede di essere riconosciuto. Dante non lo identifica tra le persone che ha incontrato in vita. Infatti è Manfredi, nipote dell'imperatrice Costanza. Egli chiede al poeta di riferire a sua figlia ancora viva che è riuscito a raggiungere la via della salvezza eterna, affinché possa pregare per lui abbreviando i tempi della sua espiazione. Figlio di Federico II, divenne re dell'Italia meridionale, ma fu osteggiato dal Papa Clemente IV e da Carlo d'Angiò, che lo sconfissero nel 1266 a Benevento, dove morì. A causa della scomunica, le sue ossa furono riesumate e portate al di fuori dello Stato Pontificio. Manfredi racconta che si pentì in fin di vita dei suoi orribili peccati e si lamenta del trattamento a lui riservato dalle autorità ecclesiastiche. Nel terzo canto, Dante vuole ribadire la superiorità della misericordia divina rispetto alla giustizia della Chiesa, che spesso ricorreva alla scomunica più per motivi politici che spirituali. Come tutti gli scomunicati, Manfredi deve sostare ai piedi del monte 30 volte il tempo della sua scomunica, un periodo che può essere ridotto dalle preghiere di suffragio dei vivi. Che qui, per quei di là, molto s'avanza.